Dopo la disgrazia che ha provocato la strage dell'autobus di Mestre, Fanpage.it ha interpellato l'ingegnere Enrico De Vita, editorialista di Automoto.it ed esperto di sicurezza stradale, che ha spiegato che se non ci fosse stato il buco nel guardrail, l'autobus non sarebbe caduto nel vuoto. Alla domanda postagli, quel tipo di guardrail sarebbe stato adatto a contenere un autobus? Ha risposto, lo sarebbe stato se non ci fosse stato il varco. Questo lo dimostrano i 6-7 impatti contro il guardrail che il pullman ha avuto prima di precipitare nel vuoto. Finché la protezione è stata continua, ha contenuto la corsa del bus. È stata la mancanza di guardrail per oltre 1,5 m a determinare le conseguenze più gravi dell'incidente.